No, allora ragazzi, siamo pronti per uscire. Andiamo. Dov'è che andiamo? Non lo so. Comunque, andiamo ad un ristorante. Diciamo, andiamo a vedere. Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti più nominati di questa zona di Fuerteventura. Vediamo un po' come. Non lo so, non so niente. Andiamo e vediamo un po'. A più tardi. Allora, il ristorante si chiama La Marchesina, come dicono, è praticamente il migliore. Vediamo un po'. Ah, normalmente ci dovrebbero stare i ragazzi qua fuori. Taxi! Allora, è buona La Marchesina come ristorante? La Marchesina è... Sono molti al ristorante che è buono. Andiamo a vedere. Che hai come altro? Sul mare, cosa? Che Marchesina, che hai come altro? Lanzuelo e sta. Lanzuelo, però che è meglio? Non so, che io non puedo quitarle. Non puedo decir che uno è meglio che l'altro. La Marisma, che hai molti ristoranti buoni. Sì. No, però andiamo a Marchesina. Allora l'hotel ha un altro ristorante che si chiama La Cupola. Stasera ho visto dove sta La Cupola, dove ho fatto vedere. E beh, ci andiamo. Non mo, però apre venerdì. Di venerdì ci andiamo. Vado a qui Paolo, la strada principale. Beh. Questa. E questa. La principale è la calle che cogliamo ora. Sciolpo. Ma no, le palmette, centro commerciale. Il centro dove la salamone. Non posso, se va a divenire Las Vegas. A 1 euro la gasolina. È gente o strieno? Sta un pochino più basso, una rotta un po' però. Già va a subire ora. Quando è más gente? Che mese? Este año ha aflojado un poco, bueno. Porque aquí está siempre todo el año 80% todo el año. Y luego el fin de año se llena, papi. Sí, 100%. Los hoteles, el río está siempre lleno. Están al pie de playa. Mirando el hotel de ese. Sì, sono buono il ristorante, sì. No, di carne. Rock caffè, rock caffè. Ma di pescato che carne, perché il pescato di qui nativo di qui. Lo cogen. Los restaurantes tienen ya sus propios facto. Marineros, sus propios tantos. De toda la vida. È bello, a me piace questa zona, ho fatto una camminata, è molto simpatico. Con una bella Ferrari in macchina. Bella stradina. Il palazzo, vedete, tutto rotto. Bene, la veria sta che sta chiamando. Hay una pareja mandando a parar.
andiamo là. È una barrage. Ah, questo è come un porto turistico. Ah, ti fa a piedi. Interessante. Pizzeria Vivi Italiano. Molto italiano. Molto italiano. Vale, l'uno della riserva della 1 per la parata. Peccato. Bel locale ci stanno. Tanti localucci, tante cose. È simpatica sta zona. Davanti hotel. Bello. Tutta questa stradina. Qui alla schierda, dove va il signore, alla schierda. Dove sta il ristorante? Il ristorante sta per aqui. Allora, la Marina, ragazzi, è un luogo ben movimentato, tantissimi ristorantini. Il migliore dicono che è quello là, la Marchesina, però comunque ce ne sono tanti, quindi non ci sono problemi. Vedo che tavoli là fuori sono già tutti pieni. Qua c'è una bella spiaggetta, penso che di giorno si può fare bagno, non lo so. Qua si chiama Tapas Paella, ristorante La Plaita. Questo è il ristorante La Plaita. La Marchesina è quello là. Puoi andare? Oui, ma tanto qua a piedi di una cosa, no? Qua, un po' qui. Ciao. Sono tutti questi vicoletti. Ma male. Ti ti domani si fa che ne sa come. È giusto. Allora, qua fanno un po' come a Capri, cercano di convincerti a entrare nel loro ristorante. A Napoli. Però qua mi piacerebbe di giorno, perché tu vedi il mare, bello. Quindi la c'è un po' più. Una macchina, voilà. Ah, si sta un tavolo, però purtroppo non è così. Gocce di Napoli sono te. Bravo! Allora ragazzi, stiamo aspettando che perché fanno un voilà, allora ragazzi, hanno portato questo cocktailino, non so che cos'è. Proviamo. È buono. È buono. Già tiene tutto. Mana. Per la vostra salute. Non so che cos'è, però è buono. Ma che è? Sembra roba di frutti rossi. Tipo mezzini, questa roba qua. Non so. Ma è buono. Allora, ragazzi, abbiamo finalmente ordinato. Molti piatti tornano pieni, quindi non so se è una questione che sono grandi o se è una questione che non sono, sono loro. Molti piatti tornano pieni proprio, quindi comunque sono passati tre quarti d'ora, abbiamo finalmente ordinato e sono un po' troppo incasinati tra
tra camerieri e cuochi. Secondo me c'è un po' troppo di casino, non sono omogenei, quindi si crea il casino. Ah, più tardi, vediamo un po' com'è questo ristorante. Il problema dopo sarà anche il taxi. Detto antipassino della casa, profitto. Allora, ti hanno portato un antipassino della casa. Non so cos'è, sarà qualche poppetta di... Prendi, con lo stuzzichino. Buona. Buono, sono delle palle di vito. No, patate. Buono. Ma no, però è bello, ragazzi, pensare che adesso che a voi è febbraio, quindi fa freddo, cioè a noi è febbraio, però a voi che fa freddo, Dublino e roba varia, qua è in grazia di Dio. Di sera davanti al mare, figata. Proprio l'uomo che possa fissare, è stato una natura monica un po' bloccata, mamma mia. È passato un'ora e un quarto circa, però comunque i piatti sono cominciati ad arrivare. Sì, comunque alla fine hanno passato pure la soglia della fame. Com'è? Ottimo. Orribile? Ottimo. Ah, ottimo. Proviamo queste cose. Tutto sempre tanto che le cose. Non mangio, cose, però la cosa dov'è? Ragazzi, non male, devo dire la verità, non male. Diciamo che la cosa prende un po' suo sapore, avranno mangiato un po' con un dottore di pesce, avranno messo un po' di testi di cavallari, di gamberi per far prendere un po' più il sapore. Però è buono, anche la tartare. Allora, questa ha la corsa. Spaghetti qui con gamberoni e bombole. Dal primo impatto già vedo che i spaghetti secondo me sono, non sono al dente. Sembrano gli spaghetti quando prendete le tavole calde, no? Ce l'hanno già preparato. Vediamo. Nelle confezioni, orribili, veramente orribili. È stata pure la fame. Le vongole di montante, spaghetti delle confezioni, no? Quella che si riscaldano. Che orrore. Parano qui dalla tutto, guarda che fare altro che stava, altro che bomba. No, mangio questa forchettata e finita. Com'è la ragosta attenta, va? Sta la roba congelata. Se questo è stato detto che era il migliore, ragazzi. Assolutamente da... Meno male, assolutamente da... Vietato mangiare. Orribile.
orribile. Quando vedete che gli arti tornano pieni, c'è una motivazione. Io ho visto tutti i piatti che ritornano pieni, tranne quando sono le due cacatine, sulle due cacatine delle madri, ma quando sono piatti così ritornano tutti indietro. Quindi quando vedete questo significa ristorante. Allora ragazzi, qua tutta la parte del porto turistico sta lì, ma non solo, anche qui stanno due belle sculture. Comunque questo ristorante è assolutamente da evitare, assolutamente orribile. Non so, avevano detto che era il migliore, boh, mi pare che mi hanno dato tutta roba scaldata, riscaldata, preparata e riscaldata, orribile. Queste due belle sculture in bronzo, poi si cammina sempre qui, vedete ci stanno tutti i ristoranti, non so che livello, però ristorano la pietra lavica per il lobo. Ah, qua fanno pure un po' di escursioni. Vabbè, mamma mia, non voglio lasciare Elio solo in quel ristorante di merda. Quel poco che ho mangiato non l'ho neanche digerito. Blah. Vediamo che con il dolce sia qualcosa, mi serve per cambiare gusto, perché non mi può fa proprio. Vedete? Quando la cucina non è buona. Dobbiamo per forza prendere qualcosa di dolce per cambiare questo gusto di merda che abbiamo in bocca. Mi sembra buono. Che ha un bel aspetto il calzettino. Ma dobbiamo vedere questa. Abbiamo preso questa tarte caratteristica delle Canarie. Non so acqua. È acqua? Se non è buono. Allora tutto la pasta. Tutto è buono, tutto non è buono. Aspetta, speriamo che la tarta non lo sia. Io quel poco che ho preso. Devo prendere l'acqua a sette, quella porchettata di pasta. Se mangiate tutta quella pasta, il giorno dopo andate in ospedale. Che schifo il caffè. Mamma. Non avevate una cosa per cambiare. Abbiamo preso il caffè per cambiare gusto. L'abbiamo rovinato. Tenete presente l'orso. Questa è una torta di mela, però sei intatta? Mi ha scelto la torta con le Canarie. Almeno un po' che gelato, vediamo se riusciamo a prendere un po' di gusto, che schifo. Di mela, che per l'unica cosa che a me non piace è la torta di mela. Questo è crudo. Mamma mia. Allora, il gelato sa di medicina, il caffè è imbevibile, la pasta di questa torta è totalmente cruda. Il spaghetto in cesto. Gelato, devo vedere la gelata. Questa roba congelata. Ehi. Questo non è neanche un ristorante per turisti. Questo è un ristorante proprio per... E poi è pure caro. Adesso vi faccio vedere il conto. In questi casi lo sapete che diciamo? Mi fate venire il padrone, lo vorrei abbracciare. Mamma mia. La quinta, per favore, vediamo. Grazie. Qui manca, va?
95 euro più 5 euro di mangia buttati in eccesso. Questo entra lo sciroppo. Entra lo sciroppo per la gola. Lilù, lo sciroppo per la gola. La bagnella viene rimasta in questa, guardate. Tutta. La piazzettina e tutti questi ristorantini di merda. Tutti sono meglio del nostro. Tutti sono meglio che dove eravamo. Questo è Vivi Pizza. Roba penso italiana. Buono. Scusi, perdono. Dove stanno i taxi? Galleria d'arte. Galleria. Prendi la finestra. Questa qua è rock tatuaggio. La finestra è bella. La Sandrina. Oh, ma che bello.